Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi voglio fare un tentativo su Automobilista 2 perché uno youtuber inglese suggeriva di togliere tutti, diciamo, i movimenti di camera per avere una godibilità di guida più reale, più realistica. E niente, voglio vedere un attimino che cosa ne esce fuori. Allora, vediamo, lui dice che bisogna togliere tutti questi elementi GeForce e mettere tutto a zero praticamente. Però prima facciamo la prova come ho fatto io, mettiamo un po' di forza laterale eccetera, andiamo a fare un test day anche in vista di quello che sarà il mega aggiornamento appunto di Automobilista 2, quindi mi preparo anche per rimettere le mani su Automobilista 2, che è un po' che non ci mettevo, quindi prendo questa bellissima Hi-Tech Gen 2 Model 1 su Imola. Vediamo che tutte le asperità vengono a giocare sulla visibilità, cioè sulla vista. Ma che bello sto gioco però, mamma mia. Questo è l'impostazione che ho messo con un po' di forza G laterale eccetera. Adesso andiamo a vedere se effettivamente togliendo tutti i movimenti, togliamo i movimenti della testa, cioè il mette questo, vabbè, non mi importa, e proviamo. Scusate, mi sono fatto prendere dal divertimento di guidare. Allora, così con le ruote scoperte non credo che ci sia tutto questo guadagno di, diciamo, realtà eccetera. Quindi adesso prendiamo una GT3, perché lui aveva preso proprio una GT3, proviamo a prendere la stessa combo sua, vediamo quello che dà. Rifacciamo una prova senza, così abbiamo una con un abitacolo aperto, una con un abitacolo chiuso, vediamo effettivamente se questa teoria è giusta da parte di questo youtuber, che anche se non credo che guarderà mai sto video, però gli mando un saluto, lo ringrazio, perché il confronto è sempre molto interessante da fare per testare. Allora mettiamo, tipo, non vedo l'ora che l'aggiorni sto Automobilista 2, perché vediamo tutti sti rimbalzi. Mamma mia, interviene il traction control, ragazzi. Diciamo che c'è un po' di movimento, ma non così tanto, diciamo, accentuato che giustifica, diciamo, qualsiasi cosa. Quindi intanto togliamo i box, andiamo ad opzioni, camera, togliamo questi effetti. Va bene ragazzi, possiamo dire che questo video non è servito a nulla, è solo tempo perso. Se siete rimasti questi 3-4 minuti con me, non avrete imparato nulla. Succede. Perché ho deciso di pubblicarlo? Perché comunque è figo guardare questa Automobilista 2 in attesa di questa 1.6 che sta per arrivare. Quindi ragazzi, cosa aggiungere? Che togliete o meno le forze laterali sulla vostra camera, su Automobilista 2, cambia veramente pochissimo. Se volete mettete un pollice in su, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao.